vola nel cielo, spinge delle auto con il suo dito e fa dei canestri dalla stratosfera. Ecco, senza alcun dubbio, l'uomo più veloce del mondo. In estate, al mare, puoi vedere molti sbruffoni competere tra di loro per determinare chi farà il tuffo più alto o più rischioso. Ma puoi essere certo che non conoscono affatto il professor Splash. Daredevil Darren Taylor, alias il professor Splash, è infatti l'uomo che ha realizzato il tuffo più ridicolmente pericoloso di tutta la storia. Il suo salto della morte consiste in un tuffo da un'altezza di 11 metri, in una piscina gonfiabile per bambini, con un'altezza dell'acqua di 30 cm soltanto. Puoi addirittura vederlo realizzare questa folle impresa, con successo in diretta televisiva e con dei supervisori ufficiali del Guinness dei primati, i quali lo hanno quindi omologato come record del mondo. Da quel momento, questo caro professor Splash ha battuto il suo proprio record più volte e ad oggi nessuno ha mai osato lanciarsi in questo tipo di sfida e le ragioni sono evidenti. Jie Guizhong non ama fare le cose a metà. Quando era bambino e che ha visto un film con Bruce Lee, ha deciso di diventare un esperto in arti marziali. Jie ha quindi trascorso tutta la sua gioventù ad allenarsi con dei monaci Shaolin, diventando così un grande maestro di Kung Fu Wushu. Ma dopo aver controllato queste tecniche ancestrali, il ragazzo ha deciso di puntare più in alto, compiendo delle imprese sovrumane. Nel 2011 Jie ha così potuto realizzare il suo primo record del mondo, effettuare 41 flessioni su un dito in 30 secondi netti, un record che non ha mai potuto essere eguagliato ad oggi. Tra l'altro, con questo stesso dito, era riuscito a spingere un'auto di quasi 2 tonnellate su una distanza di 50 centimetri. Il limbo skating è uno sport in cui devi circolare sotto un ostacolo con i tuoi pattini a rotelle senza toccarlo o farlo cadere. È un mix tra il pattinaggio a rotelle e la danza del limbo, in cui i danzatori devono passare sotto una sbarra sempre più bassa senza toccarla. Ma per il limbo skating il compito è più arduo, visto che lo skater deve mettersi in posizione di spaccata, in modo tale che il suo viso tocchi quasi il suolo. Quindi è uno sport estremamente difficile che richiede una flessibilità fenomenale, come quella del piccolo Tilak Kesam. A 8 anni questo bambino di New Delhi ha realizzato con successo l'incredibile impresa di pattinare in limbo, su una distanza di 145 metri. Il ragazzino ha così battuto il suo proprio record, che era di 116 metri. Tilak conta anche altri record del mondo al suo attivo, come il più basso limbo skating del pianeta, con un'altezza di soltanto 17 centimetri. Per la maggior parte degli automobilisti, il parcheggio è una vera seccatura, ma per Han Yue è tanto facile quanto un gioco da ragazzi, se non addirittura ancora più facile. In queste immagini puoi vederlo mentre batte il record del mondo del parcheggio parallelo, il terrore di tutti i conducenti. Han Yue riuscirà quindi a fare l'impossibile, parcheggiando la sua auto direttamente tra le due auto, il tutto compiendo una manovra sola. Le misure fatte dai giudici hanno dimostrato che Han disponesse di uno spazio di soltanto 8 cm in più della lunghezza della sua mini. Direzione Las Vegas, verso un grattacielo che porta bene il suo nome, visto che si attesta a più di 350 metri di altezza. Infatti, è da questa altezza che un gruppo di YouTuber ha deciso di battere un nuovo record. Infatti, tenteranno di fare un canestro da basket con un tiro di oltre 250 metri. Il precedente record è stato realizzato nel 2018, quando un altro famoso influencer aveva realizzato con successo un tiro da un'altezza di 180 metri. Infatti, il pallone era stato lanciato dalla cima della gigantesca diga di Mauvoisin, in Svizzera, e ha finito per atterrare esattamente sull'archetto del canestro situato in basso. Ma il tiro di Las Vegas è venuto a battere questo record, visto che il pallone è stato lanciato da un'altezza di 250 metri. Un tiro perfetto, ma che ha comunque richiesto 25 ore e centinaia di tentativi sbagliati. Bartosz Ostalowski, un ragazzo proveniente dalla Polonia, era un appassionato di moto e di velocità, finché facesse un terribile incidente. Riuscì a sopravvivere, ma entrambe le braccia furono amputate fino ai gomiti. Ma invece di deprimere, ha deciso di riprendere la sua vita in mano. Sapendo che non potrà mai più pilotare moto, ha iniziato a guidare delle auto con i suoi piedi. Bartosz è così diventato esperto in pilotaggio con i piedi, persino al punto che ha addirittura battuto un record di drift. Al volante di un
una BMW M3 specificamente modificata, il polacco ha velocemente potuto raggiungere una velocità folle di 276 km/h, prima di iniziare un drift immortalato a 231 km/h. Quest'uomo è un funambolo unico nel suo genere, con un bel senso dell'equilibrio. La sua squadra ha teso una corda tra due veicoli in movimento. La sfida è addirittura impossibile, persino per il più esperto dei funamboli. Il ragazzo barcolla un po' sulla corda mentre le due auto avanzano contemporaneamente per tenerla ben tesa. Ma nonostante le scosse e la velocità di spostamento dei veicoli, questo giovane funambolo ha saputo mantenere il suo equilibrio e ha potuto attraversare con successo la totalità della corda. E si prosegue con questa splendida BMW M5, che ha tutto di un aereo da guerra. Johann Schwarz è il felice pilota di questo bolide, che gli ha tra l'altro consentito di battere il record del mondo del drift più lungo della storia. Al volante della sua super berlina bavarese, Schwarz ha quindi fatto drifting senza sosta su una distanza di oltre 373 km. Per realizzare questa incredibile impresa, ci è voluto che l'auto fosse rifornita in carburante senza fermarsi. La squadra di Schwarz ha quindi utilizzato un altro veicolo BMW e un operatore agganciato a un'imbracatura di sicurezza poteva quindi fare il pieno dell'auto circolando al contempo. La Torre della Morte non è l'ultima attrazione mortale né il titolo di un nuovo film horror. In realtà si tratta di un monociclo alto 10 metri che sfida le leggi della gravità e della logica. Infatti, nessuno sa per quale ragione questa bici è stata inventata, allorché una bici a due ruote era già in uso dalle persone sensate. Ma ciò non toglie che questa invenzione ha degli appassionati un po' ovunque nel mondo. Dennis Frisoli ne fa parte. Frisoli ha comunque effettuato un gran giro appeso sul suo strano veicolo, battendo così un record del mondo, ma che non venne mai omologato dal Guinness dei primati. Infatti, i responsabili dei Guinness hanno giudicato che questa impresa fosse ben troppo pericolosa per essere promossa, perché tutti quelli che si arrischiassero ad affrontare questa sfida potrebbero ferirsi mortalmente in caso di caduta. David Smith è un vero e proprio cannone umano. Questo americano è infatti un autentico uomo cannone, esattamente come quelli che si trovavano una volta nei circhi. La sua professione consiste a farsi spingere fuori da un gran cannone prima di ricadere su una rete di sicurezza. In queste immagini puoi vederlo espulso ad oltre 110 km in aria, prima di atterrare 56 metri più lontano, direttamente sulle reti di sicurezza. Ed è appunto l'atterraggio ad essere la parte più pericolosa, visto che il minimo errore può risultare mortale. David "The Bullet" Smith ha battuto quel giorno il record del mondo del salto più alto di uomo cannone, un'impresa fenomenale e che non venne mai eguagliata da allora. È sotto queste lontane latitudini che Gao Bingguo ha deciso di battere uno strano record del mondo. Apicoltore del suo stato, Gao ama talmente le sue api che ha deciso di dar loro un grande abbraccio lasciandole tutte mettersi sul suo corpo. Per attirare le api si è attaccato decine di regine sul corpo. Le api hanno allora iniziato ad accalcarsi su di lui in migliaia, al punto che a un certo punto Gao si è ritrovato con un mantello di 109,05 kg di api, cosa che rappresenta un po' più di un milione di questi insetti melliferi. L'impresa di Gao, anche se intrinsecamente assurda, è stata dovutamente omologata dai giudici ufficiali del Guinness dei primati. Tra l'altro, questo record ha appena battuto quello precedente, che era stato anch'esso stabilito da un apicoltore cinese e che era di 83,5 kg di api. Ed ecco una sequenza di alto profilo completamente allucinante, in cui vedrai che, anche se non è dotato di piume, l'essere umano può sempre volare come un'aquila. In queste immagini in full HD puoi vedere un giovane esperto di volo in tuta alare, una combinazione alata che ti consente addirittura di volare in picchiata come un falco. Ma devi davvero avere il cuore ben attaccato se vuoi poter sopravvivere a questa esperienza, perché al minimo passo falso è la morte certa. Questo coraggioso paracadutista ha abbastanza temerità per poter effettuare questo volo a bassa quota. Puoi vederlo volare così vicino al fianco della montagna che dà l'impressione di poter schiantarsi in qualsiasi istante, ciò che è assolutamente vero, visto che basta una semplice folata di vento improvvisa, un crampo o persino una collisione con un grosso insetto per far sì che questo volo così grazioso non si trasformi in catastrofe aerea.
Ora ecco delle immagini molto rare che abbiamo potuto tirare fuori dagli archivi e che ti mostrano uno dei tuffi più rischiosi mai tentati da un essere umano. Infatti, questo giovane tuffatore si tufferà da un'altezza di più decine di metri, e ciò senza nessuna protezione. Un tale tuffo rischia addirittura di ucciderlo, perché al momento in cui il corpo penetra nell'acqua a una velocità enorme, le ossa possono spezzarsi. Ma questo giovane atleta riesce a fare questo tuffo in modo eccezionale. E come puoi vederlo, ha avuto l'intelligenza di toccare l'acqua con i suoi piedi per primi, e non con la sua testa come di consueto. E per finire, ecco una sequenza che rimarrà molto sicuramente incisa negli annali della storia umana, perché l'uomo che vedrai ora sta per saltare in paracadute a un'altitudine di oltre 39 chilometri. Felix Baumgartner è un bel rompicollo che si è infatti messo nella testa di effettuare il più alto salto in paracadute di tutta la storia umana. Durante la sua caduta libera, Felix ha persino raggiunto la velocità di Mach 1,25, ossia circa 1357,6 km orari, cosa che lo rende non soltanto il primo uomo ad aver saltato da una tale altezza, ma anche il primo uomo a superare il muro del suono.